Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi apriremo una box di Mikatuka. Questa è una box passata dell'anno scorso che comunque ho preso, come sapete già, perché le volevo provare tutte. Però ovviamente, essendo che non l'ho presa questo mese ma l'ho presa insieme alle altre, non ho la più pallida idea di quale fra quelle che ho preso c'è, e sono troppo curiosa, quindi apriamole insieme. Eh beh, la polvere di wasabi, quindi è sicuramente, senza ombra di dubbio, il Giappone. E niente, già svago all'idea, quindi vediamo un po' cosa troviamo. Udon freschi da preparare, fantastico, udon, io li adoro, penso che siano buonissimi, io credo che più buoni di questi non ne ho mai mangiato rispetto anche agli altri prodotti. Qui abbiamo, e qui abbiamo i soba anche, wow, bellissimo, abbiamo anche i soba. Bene, vediamo invece qui che cosa troviamo. Wow, i pochi al matcha e al tè verde, ecco qui, oggi si fa merenda con i pochi. Vabbè, il Giappone è una delle mie mete ambite, non vedo l'ora di andare, quindi vi lascio immaginare quanto lo amo. Io avrei un filo diretto col Giappone se potessi. E vediamo un po'. Questo, allora, visto che si sembra un panetto di, non ho la più pallida idea, è un panetto morbido. E non mi sto spoilerando perché non voglio leggere dietro cosa c'è scritto. Sarà ovviamente qualcosa da mangiare, sembra, boh, non lo so, un bel panetto di, non lo so ancora. Poi abbiamo tanto, se lo apriamo. Allora, vediamo se riusciamo ad aprirlo anzitutto proprio. Ecco qua. Vediamo un po'. Una bevanda al sesamo. Una bevanda al sesamo. Ma è bevanda? No, aspettate, forse non è una bevanda. Shiro, stai registrando, grazie. Credo che sia una salsa al sesamo. Mi ero un po' confusa perché appunto avevo visto la bottiglietta e ho detto si assaggia, però guardando la consistenza credo proprio che sia una salsa al sesamo. Andiamo. Una zuppa di miso, ah, quanto sono buone le zuppe di miso. Siete passati ai ristoranti e a fine pasto avete mangiato la zuppa di miso? Beh, se non l'avete fatto, fatelo, mangiatela sempre a fine pasto, è spettacolare e vi lascia un gusto e una soddisfazione dopo aver mangiato che non ne avete idea. Eccola qua, la nostra zuppetta di miso, che poi in realtà è, penso sia proprio del miso denso, quindi da utilizzare per fare le zuppe. Comunque adesso poi vedremo nello specifico. Intanto qui abbiamo la nostra tovaglietta, che è carinissima, un pochino appiccicata tra, eccola qua,
la nostra tovaglietta, cioè è veramente bellissima. E ovviamente è il Giappone. Guardiamo nello specifico questi prodotti che ci sono stati inviati da Kanemoto da Tokyo. Abbiamo detto quindi che questa è la salsa wasabi, questi sono gli udon, questi sono i soba. Questa è un preparato di fagioli rossi che può essere mangiato sia a fettine, e quindi mangiato accompagnato, dicono, dal temaccia soprattutto, oppure utilizzato in tantissime ricette dolci, quindi sicuramente noi li proveremo. E questa serve appunto per fare, è il miso appunto per fare la famosissima zuppa di miso. E questi sono i pochi che non dovevano essere in questa box. Ho letto infatti che doveva esserci del preparato per del gelato al matcha. Purtroppo, essendo una box passata, evidentemente quel prodotto non era più buono o non era più disponibile e li hanno sostituiti con i pochi, che sono comunque buoni. Però certo, provare il preparato per gelato sarebbe stato sicuramente meglio. Pazienza, non succederà più che prenderò box passate, perché tanto ho fatto l'abbonamento a vita e quindi non c'è pericolo. Mentre che questa è una versione della salsa teriyaki al sesamo, quella che conosciamo tutti, è un po' più dolciastra, quindi vedremo un po' che gusto avrà nelle ricette che proveremo. Al solito noi abbiamo due ricette ed abbiamo come ricetta salata i kamo udon, che vengono appunto fatti con gli udon. Questa ricetta ci dà la possibilità di scegliere se farla appunto con gli udon oppure con i soba. Credo che sia in base alla preferenza o al gusto. A me piacciono entrambi, quindi probabilmente li proverò la stessa ricetta, un po' con un tipo e un po' con un altro, così magari vi dico la differenza di sapore e di consistenza della stessa ricetta, però con due prodotti diversi. Poi abbiamo invece una ricetta dolce e sono i dorayaki, che comunque credo che conoscete tutti quanti, perché anche soltanto dai cartoni animati giapponesi, partendo da Doraemon e da tanti altri, non si fa altro che parlare di questi dorayaki. Per chi non li dovesse conoscere, sono dei dolcetti molto simili ai pancake, con una consistenza diversa, un po' più spessi, e di solito vanno mangiati con dentro un condimento, diciamo, di solito una marmellata, una confettura, e dicono assolutamente non con la Nutella, quindi niente. E soprattutto possiamo provarla, quel che ho capito, anche con questo composto di fagioli rossi, che appunto può essere utilizzato davvero in tantissime ricette, quindi sicuramente lo proveremo con questo prodotto qua. Bene, io adesso oggi potrò assaggiare appunto soltanto i pochi, anche se vi dico già che è un prodotto che ho mangiato e stramangiato ovunque. L'ho preso credo anche nella box passata dei prodotti da tutto il mondo, e se non avete visto il video vi lascio il link in descrizione. E quindi comunque li assaggerò lo stesso, perché assaggio sempre i prodotti che mi arrivano nelle box, e quindi noi ci rivediamo fra un attimo. Ed eccomi qui. Allora, dato che avevamo soltanto i pochi, e come vi ho spiegato io ho praticamente un filo diretto con il Giappone, avevo del tè verde che mi ero fatta mandare, e quindi lo sto utilizzando adesso per fare merenda. L'ho già fatto, è scaldato in tazza. Lo sto utilizzando per fare merenda insieme ai nostri pochi. Allora facciamo una merenda completa. Benissimo, passiamo con l'assaggio. Ed ecco qui come si presentano i nostri bellissimi bastoncini di pochi. Guardate che sono belli, buoni e profumosi, fanno veramente un odore fantastico. Io li assaggio.
non vuoi. Poi io mi ho studiati di ogni tipo e li ho trovati sempre spettacolari. Non sono buonissimi a comprendere in realtà. In una box giapponese come questa, piena di veramente cose spettacolari, non abbiano messo del tè verde, che praticamente è il must in Giappone. Vabbè, tanto noi lo abbiamo lo stesso e ne approfittiamo. Bene, io mi finisco la mia merenda e ci rivediamo tra un attimo. Bene, eccoci qui. Anche per oggi questo video finisce qui. Io vi ringrazio di avermi seguito fino ad adesso. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso potete sempre mettere un like o iscrivervi al canale, oppure commentare se magari qualcuno di voi ha preso la box prima di me ed è riuscito a provare questo famoso gelato, che magari mi faccia sapere com'era. Così io sono veramente curiosa di sapere cosa mi sono persa. Noi ci rivediamo al prossimo video e ciao!